Ragazze, buongiorno. Come siete uscite da questo periodo di festività? Io devo dire abbastanza indenne. Sono riuscita a fare abbastanza la brava, a parte qualche momento di sgarro che ci voleva comunque perché ero parecchio stanca e poi quando ci sono di mezzo le festività è facile uscire fuori dalla routine, ma sono già tornata alla mia routine alimentare e di allenamento. La routine alimentare è simile a quella che c'era prima, ma è cambiata leggermente. Ci sono state delle piccole accortezze negli ultimi mesi che ho introdotto e che quindi vorrei condividere con voi. Elementi fondamentali della mia dieta sono veg, vegetariana, gluten free e attenta all'ovaio policistico. Per chi soffre di ovaio policistico è fondamentale mantenere una linea snella, un peso forma costante nel tempo ed è fondamentale non prendere troppo peso e per non prendere troppo peso bisogna mangiare in modo molto sano e molto equilibrato ed è il motivo per cui io mi tengo molto sotto controllo, diciamo da questo punto di vista, anche se io provo piacere comunque a mangiare sano, probabilmente mi è entrata nell'abitudine e ormai non è un peso per me mangiare sano e pulito. Sono già in cucina perché è mattino e devo preparare la colazione. La colazione è simile a quella di sempre, ma qui c'è la prima accortezza. È un po' di tempo che non mangio più la marmellata al mattino, perché per quanta poca ne mettessi, comunque erano zuccheri in più e zuccheri semplici in più, senza nessun tipo di valore aggiunto, come ad esempio la frutta che ti dà qualche fibra in più. Per cui ho sostituito la marmellata con la banana e mi mangio il mio solito toast con burro d'arachidi. E sopra ci metto la banana di modo che sia un pochino più dolce e più facile da mandare giù, caffè ed è fatta. La cosa fondamentale in ogni pasto comunque è quella di avere i tre elementi: in primis proteine, secondo carboidrati e tre i grassi, non necessariamente in quest'ordine, ma le proteine sono sempre al primo posto. Due parole sul tempo, perché so che su molti ha un effetto un po' particolare, anche su di me, però sto imparando a gestirlo nel tempo e un po' sono migliorata, devo dire. Quando ci sono giornate uggiose come quella che c'è oggi, quello che posso consigliarvi di fare è di non cercare la luce che non c'è, perché ovvio manca il sole e tutto sembra buio. Ma cercate invece di guardare per la luce che c'è, quindi capire che tipo di luce c'è fuori, quanta luce c'è, e vedrete che sarà molto più bello guardare fuori dalla finestra piuttosto che cercare per un sole che manca. Bisogna imparare a godersi ogni istante, anche quelli in quel tempo non è proprio ottimale, anche perché l'inverno è fatto di un sacco di giorni come questo. Non vogliamo odiare l'inverno, no? Ho finito di far colazione e il tavolo ovviamente si trasforma in scrivania da lavoro. Per oggi ho scelto un outfit super super cozy e comodo per lavorare. Sto indossando un maglione in cashmere e un paio di leggings molto elastici e molto comodi, perché anche se non mi faccio demotivare dal clima che c'è fuori, il mio corpo ha comunque bisogno di essere coccolato. Per il resto della mattinata sarò qui a lavorare al computer, a montare video e mandare mail. È arrivato il momento di preparare il pranzo. Oggi ho voglia di tantissime verdure, come sempre, però oggi in particolar modo, per cui mi mangerò un'insalata come antipasto e poi sono nel mezzo della preparazione di linguine ai pomodorini,
Mi sto facendo bollire anche un po' di broccoli. E poi un ingrediente segreto per la pasta, che vi faccio vedere tra un istante. E non c'è una proteina evidente, ma ci sono proteine nascoste, perché i broccoli sono una delle verdure più ricche di proteine e la pasta, insieme ai broccoli e all'ingrediente segreto, formerà una catena perfetta di proteine. Quindi, mentre stanno succedendo un po' di cose, il mio lavandino è già stracolmo di piatti, perché è passato anche mio papà per pranzo, ma non è un problema, dopo si sistema tutto. Comunque, qui ho le linguine. Google, timer 10 minuti. Poi io la pasta, la pasta a me piace coi pomodorini, proprio pomodorini saltati e nient'altro. Quindi mi farò anche i pomodorini saltati, i broccoli li sto facendo a parte e nel mentre metto su anche l'insalatina. Ho già tagliato delle olive. Aggiungo banalmente della misticanza, perché ovviamente oggi non è che mangio solo l'insalata, cioè l'insalata non è il focus del pranzo, è solo uno sfizio in più. C'è un'altra cosa che ho visto ora e che voglio aggiungere, sono i cetriolini. I cetriolini, aceto, fanno un sacco bene all'intestino e ai batteri buoni. Nei pomodorini aggiungiamo un po' di sale, un po' di origano, peperoncino, perché mi piacciono le cose piccanti, e un po' di pepe nero. Giusto un pizzico di zucchero, ma non tanto, pochissimo, 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 davvero. Ecco qua, mentre la pasta si cucina, vado a mangiarmi l'insalatina. Oggi sono in un mood molto, molto cosy. Ho la candela accesa da stamattina. A me ormai prendono in giro perché sono dipendente dalle insalate, soprattutto dai ceci. Sto facendo una fatica immensa per non mangiarle. Perché sto cercando di variare un po' di più la dieta ed evitare di mangiare sempre solo insalate con i ceci. Ma sto soffrendo. Quindi mi mangio l'insalata. Così mi inganno un po'. Il mio cervello pensa di mangiarla comunque. L'insalata non è qui abituato. Pasta pronta! L'ingrediente segreto sono le noci. Praticamente le uso al posto del formaggio, che ultimamente non mi sta piacendo tanto, e ho trovato questa soluzione per avere un qualcosa di più sulla pasta, che dia un po' di sapore ma che faccia anche bene. E davvero mi sta piacendo un sacco. Le gratto semplicemente così sulla pasta ed è una cosa veramente squisita. Gli ortodossi della pasta italiana mi starete odiando in questo momento, ma è veramente buono, da provare assolutamente. E infine i broccoli con semplicemente un po' di sale e pepe nero.
Sono la cosa più buona del mondo, veramente. Io sono veramente dipendente. Picture perfect! Yum. Io se non sporco tutto, se non mi impasto tutte le mani, non sono felice. Tra l'altro ieri sera ho fatto un trattamento al fluoro per i denti, lo faccio una volta alla settimana in teoria, però era un sacco che non lo facevo, per riparare un po' lo smalto, e devo averlo tenuto un po' troppo anche sulla lingua, e oggi sento tutti i sapori amplificati, quindi ho la bocca in fiamme e mi è sembrato tutto strasalato, però buono, sono felice. Sono pronta per rimettermi a lavorare. Ma per chiudere ho una bella tazzona di caffè americano e un piccolo vizietto. Allora, di cosa si tratta? È un cioccolatino moldavo ed è una vera cosa super buona. Lo sto mangiando perché non ho voglia troppo spesso di cioccolatini, non mi capita quasi mai. Ma ieri sera, o meglio, ieri notte mi è venuta voglia. Ma era ormai mezzanotte e non l'ho mangiato perché questa è decisamente una cosa da non fare, perché innalza inutilmente l'indice glicemico. Per rendervi l'idea di quello che è sto cioccolatino, hanno cambiato il packaging. Prima era un mix di carta e stagnola, adesso solo stagnola. Sarà più ecologica come scelta, sembra di sì, perché così puoi riciclare questa nell'alluminio. Wow! Comunque, dicevo, ho già l'acqua lì in bocca. È praticamente una barretta di arachidi ricoperta con cioccolato. Tipo lo Snickers, ma molto meglio. Per i miei gusti, perché è meno pasticciata, è buonissimo. Tra l'altro sto lavorando al video che per voi avrò già pubblicato, quindi andatelo a vedere. È il vlog del compleanno di mia sorella. Ho cucinato una torta buonissima, dovete vederlo subito, vi lascio il link qua sotto. E per chi non l'avesse ancora capito, non sono stata molto costante, il più del tempo sì, però diciamo non sono stata perfetta, ma pubblico due video alla settimana, uno il lunedì, è un po' più, come lo posso descrivere, a volte vlog, a volte non vlog, tipo sit down video, parlo di qualcosa nello specifico, cioè mi dedico ad un argomento, diciamo così, mentre il venerdì è più un vlog di vita, viaggi, esperienze, quindi un po' più nel dettaglio cosa faccio nella mia vita, se mi volete conoscere più da vicino. Pausetta e merenda con una tisanina, in questa giornata uggiosa ci vuole, e una mela rossa con del burro d'arachidi. Questo è uno dei miei dessert preferiti. Come vola il tempo quando ci si diverte? Nel mentre è l'ora della cena. Ho preparato un'insalatona e l'avocado toast con l'uovo barzotto sopra. Guardate con la perfezione. Morbidissimo. Non si sa come, ma mi riduco sempre a lavorare fino a super tardi al computer. È un'abitudine che devo perdere, devo proprio perderla, non va bene. Comunque, le ultime cose che
consumerò quest'oggi sono il dessert dopo cena, che è un'arancia, e la mia tisanina della buonanotte. E siccome mi sono divertita parecchio oggi a fare questo video, ho deciso di portarla avanti per un'altra giornata per farvi vedere altre cose che mangio per mantenermi in forma e altre cose che amo mangiare. Buonanotte. Buongiorno di nuovo, è un altro giorno, sono le 3, sono ancora in accappatoio perché stamattina sono andata a correre, poi ho fatto delle cose in casa, ho sistemato delle cose, dopodiché mi sono finalmente lavata e preparata. Dopo mi vestirò anche, devo filmare dei reel. Stamattina la colazione è stata la stessa identica di ieri, mentre il pranzo è leggermente diverso. Ho preparato una mega insalatona buonissima, super colorata, con misticanza, ceci, carote alla julienne, pomodorini, olive, ci sono anche dei cetriolini e l'avocado, mezzo avocado che è avanzato da ieri. Se non vi facessi vedere questa insalatona qua, mentirei. Perché in realtà per comodità e perché non ho voglia di cucinare quasi sempre, mangio un sacco di volte l'insalatona fatta così, magari cambia qualche ingrediente giusto per variare un po', però l'insalatona è uno staple, cioè proprio un piatto fondamentale nella mia dieta. Poi l'accompagno da un pacchettino di cracker, questi sono quelli della Galbusera, gluten free, buonissimi, squisiti, e questo sarà il pranzo di oggi. Stasera in realtà forse esco, forse no, non lo so. Vabbè, ci vediamo con la cena. Ciao!